Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Oggi tutorial in collaborazione con il sito NBeads. Andremo a realizzare insieme questo fantastico elemento realizzato con la rete Canvas. Vi mostro il materiale ed eccolo qua. Questo è il codice del prodotto ed è questa stella in rete Canvas. Questa appunto l'avevo presa per realizzare una decorazione natalizia, ma siccome sono stata poco bene con il Covid e tutto, i giorni sono passati, anzi sono passati dei mesi, e quindi ho optato per un elemento a forma appunto di rombo per poter realizzare degli orecchini, ma anche un elemento davvero molto carino per realizzare delle collane lunghe ma anche corte, o anche come centrale di un bracciale, perché no. Quindi adesso vi illustro i materiali che ho utilizzato e ovviamente vi lascio al tutorial. Rieccomi, andiamo a realizzare insieme gli orecchini. Allora, prendo la stella e vado a fare una leggera pressione in questo modo, in modo da ricavare un rombo. A questo punto vado a ritagliare questo rombo e ovviamente vado a diminuire il rombo di 2 quadratini. Quindi taglio questa parte qui, vedete? Vado a diminuire di 2. Questo passaggio, come vedete, lo sto effettuando a tutti i lati del rombo in modo da rimpicciolire il rombo in questo modo. Vedete, ho eliminato appunto con un cutter, vado ad eliminare queste piccole sporgenze in modo da rendere tutti i lati del rombo lisci. Ok, in questo modo. Adesso vado a ritagliare anche la parte centrale del rombo e devo soltanto lasciare un rigo per ogni lato. Quindi lascio il primo rigo e vado a tagliare direttamente questa parte qui, dal secondo rigo in poi. Ed ecco qua. Ovviamente adesso piano piano vado ad eliminare queste sporgenze in modo da rendere anche l'interno del rombo sempre liscio. Rieccomi, questo è il risultato. Ovviamente non preoccupatevi se i lati del rombo, sia interni ed esterni, non sono perfettamente lisci, perché il tutto, cioè tutta la rete canvas, andrà ricoperta con il filato lavorato appunto all'uncinetto. Adesso vi mostro il filato che voglio utilizzare per questo progetto e sono questi due filati. Questo qui, in questa bellissima colorazione celeste che è un po' più spesso, e poi questo filato sottilissimo ed eccolo qua, con quest'anima un po' lurex. Quindi voglio unire questi due filati per creare appunto un unico filato per renderlo il tutto ancora più carino e particolare. Voi ovviamente potete utilizzare i filati che preferite, tenete conto soltanto che ovviamente il filato deve passare all'interno del quadratino della rete canvas. Come uncinetto andrò ad utilizzare questo qui, misura 1.5 mm, proprio per inserire l'uncinetto all'interno del foro della rete canvas. Tenete conto che questo qui non è neanche adatto al filato, però è l'unico che passa all'interno appunto del quadratino.
Quindi come uncinetto appunto vi consiglio di prendere questo qui, misura 1.5 mm, e come filato puoi sperimentare con quelli che avete in casa e vedere se sono appunto adatti per andare a realizzare questo progetto. Iniziamo la lavorazione, come vedete i due filati, e adesso vado a avviare appunto il lavoro. Infilo l'uncinetto all'interno della rete canvas, esattamente il terzo quadratino. Vado a prendere il filo, entrambi, e li porto fuori dalla rete canvas, in questo modo. E adesso vado a creare una catenella, quindi di nuovo entrambi i fili sull'uncinetto e ripasso all'interno di questa solina. E quindi ho creato la catenella. Adesso vado avanti con la lavorazione creando in ogni quadratino una maglia bassa, tenendo conto che qui ai vertici, cioè il primo, il secondo, il terzo e il quarto punto, andrò a creare 3 maglie basse all'interno dei vertici. Quindi vado avanti tenendo conto che la parte questa qui della codina andrò sempre a nascondere all'interno della lavorazione. Quindi vado all'interno del secondo quadratino in rete canvas, prendo i fili e li porto fuori, ed ecco qua. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto e vado a chiudere, 1 e 2, ed ecco qui. Vado avanti, quindi vado nuovamente nel quadratino accanto, prendo i fili, li porto fuori, di nuovo fili sull'uncinetto e vado a chiudere. Ok, vado avanti, quindi nuovamente nel quadratino, prendo i fili, di nuovo filo sull'uncinetto e chiudo. Adesso sono arrivata appunto al vertice, quindi vado a realizzare in questo quadratino 3 maglie basse. Quindi vado all'interno, prendo il filo, lo porto fuori, di nuovo filo e vado a chiudere. Adesso vado nuovamente nel medesimo quadratino, prendo il filo, lo porto fuori, fate sempre attenzione, di nuovo filo e chiudete. Nuovamente nel medesimo quadratino vado all'interno, prendo i fili, li porto fuori, aspettate che non ho preso bene i fili, quindi vado all'interno, prendo i fili, li porto fuori, di nuovo filo sull'uncinetto e chiudo. Ok, ho creato appunto 3 maglie basse in questo quadratino. Questo passaggio ovviamente, come dicevo prima, lo farò anche in questo punto e in quest'altro punto. In tutti questi altri quadratini andrò a realizzare una maglia bassa. Quindi vado avanti con il lavoro, nascondendo ovviamente sempre la codina. Vedete? Questo è il lavoro sul retro. Vado avanti nascondendo sempre questa codina della lavorazione. Quindi vado nel quadratino accanto, prendo il filo, di nuovo filo sull'uncinetto e chiudo. Ok, sistemate la lavorazione man mano. Quindi vado avanti e chiudo. Rieccomi, ho realizzato anche l'ultima maglia bassa ed eccola qui. Adesso vado a tagliare il filo, entrambi, sempre se taglia, ok. Poi sfilo in questo modo e adesso ovviamente vado a ricreare il collegamento fra i due lati. Quindi vado nella prima maglia bassa dal retro verso davanti,
prendo entrambi e li porto sul retro. Ok, adesso vado a chiudere anche il retro, mi infilo nell'ultima maglia bassa sbucando dal centro e ovviamente riprendo il filo sull'uncinetto e lo porto sul retro. E come vedete, in questo modo ho collegato per bene i due lati. Adesso ovviamente questa piccola codina vado a nasconderla sul retro della lavorazione. Rieccomi, questo è il risultato. Questa è la parte davanti del lavoro e questa invece è la parte retro. Adesso nella parte interna del nostro rombo andremo a realizzare un giro sempre di maglie basse. Per quanto riguarda i vertici, come vedete qui ho realizzato appunto nei vertici del quadratino della rete canvas, ho realizzato appunto 3 maglie basse per ogni vertice. Nella parte interna i vertici non li andrò appunto a lavorare, ma andrò a lavorare soltanto questo quadratino, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto quadratino con una maglia bassa, salto questo e poi vado a lavorare nuovamente questi 5 quadratini in modo da andare a realizzare anche la parte interna con un giro di maglia bassa. Quindi adesso vado ad effettuare questa lavorazione, vado all'interno di un qualsiasi quadratino, mi inserisco in questo e vado a prelevare appunto il filo e lo porto fuori e lo porto da quest'altra parte ed ecco qua. E adesso vado a realizzare una catenella, quindi di nuovo filo e realizzo la catenella ed eccola qua. Adesso questa codina corta vado sempre a nasconderla all'interno della lavorazione, quindi la tengo qui ferma sul retro e vado nel secondo quadratino. Quindi vado nel secondo quadratino, prendo il filo, lo porto fuori e realizzo una maglia bassa, di nuovo filo e realizzo la maglia bassa ed eccola qua. Adesso vado avanti con questa lavorazione realizzando sempre le maglie basse, quindi vado nel quadratino accanto, prendo il filo, di nuovo il filo e vado a realizzare la maglia bassa ed eccola qua. Vado a realizzare l'ultima maglia bassa di questo lato, quindi inserisco l'uncinetto all'interno del quadratino, prendo sempre il filo, di nuovo filo sull'uncinetto e chiudo e realizzo la maglia bassa ed eccola qua. Adesso ovviamente devo saltare questo quadratino qui del vertice, vado anche a tagliare il filo sul retro perché la codina è un po' troppo lunga e vado avanti con la lavorazione, quindi salto questo quadratino e rivado direttamente in questo quadratino qui, quindi prendo il filo, un'altra volta il filo e chiudo e realizzo la maglia bassa ed eccola qua. Vado avanti realizzando in ogni quadratino una maglia bassa, eccezione dei vertici. Ho realizzato anche l'ultima maglia e adesso ho tagliato il filo e vado a sfilare per poter collegare il tutto, per poter collegare appunto i due lati come vi ho mostrato prima. Una volta tagliata la codina, questo è il risultato, questo è il retro del lavoro e questo invece è il davanti. Come vedete qui ai vertici si nota ancora un pochettino la rete canvas, vedete in questo punto, e quindi ho pensato di andare a decorare ulteriormente il mio modulo, che poi può essere utilizzato o per un paio di orecchini ma anche per un elemento, per una collana, perché no. Quindi sono due le varianti che ho pensato. La prima variante è quella di andare a prendere un altro filato al limite di un colore molto sgargiante, diverso ovviamente da quelli utilizzati, che va a contrasto
e quindi andare a realizzare semplicemente una sorta di cucitura utilizzando sempre i quadratini posti sotto, cioè questi della rete canvas, per andare a creare questa cucitura in modo che mi va anche a delineare il rombo ulteriormente nella parte, ovviamente questa qui interna. Oppure possiamo andare a creare un altro tipo di decorazione un po' più caotica utilizzando cristalli e perle. Io ovviamente andrò a realizzare la seconda opzione rendendo il tutto ancora più sbrilluccicoso e quindi ho pensato di andare ad utilizzare sia cipollotti e anche perle in diverse dimensioni e colorazioni. Quindi adesso andiamo a decorare il nostro elemento. Rieccomi, queste sono tutte le colorazioni che ho scelto di utilizzare. C'è il bianco, il rosa, il giallo, il verde, ci sono anche delle perle da 6. Le dimensioni sono 3x2 mm, poi abbiamo i 6x4, ci sono anche delle Rocaille 80 della Toho in colorazione oro, ci sono delle perle da 6 e come ago sto pensando di utilizzare questo piccolo segmento di filo di wire da 0,5 mm in modo da non utilizzare l'ago. Questo qui entra tranquillamente all'interno sia delle perle che di cipollottini e vado ad utilizzare due segmenti di questo filo che ho utilizzato anche per la lavorazione, quindi ho tagliato due segmenti lunghi un metro e adesso vado semplicemente a decorare a sentimento il mio modulo. Quindi inserisco all'interno il filo, schiaccio ovviamente un po' la fine qui del filo wire e mi inserisco all'interno della rete canvas dal retro andando verso il davanti in questo modo. Lascio un po' di codina sul retro e adesso semplicemente vado ad inserire a sentimento le mie perline. Quindi inserisco una perla, la porto alla fine del filo, e rientro nel quadratino accanto, facendo molta attenzione ovviamente a non tirare il filato che è già presente sulla rete canvas. In questo modo ho posizionato una perla. Adesso vado avanti nel quadratino accanto e vado ad inserire al limite un cipollottino, questo qui giallo. Inserisco anche una rocaille oro, rientro all'interno del cipollottino e mi rifilo nuovamente nel medesimo foro. Vado avanti nell'altro quadratino, adesso inserisco un cipollottino blu e mi inserisco nel quadratino accanto. Rieccomi, questo è il risultato. Ho realizzato e ultimato la decorazione, come l'ho definita prima, un po' a sentimento, perché come vedete tutte le perline non le ho cucite tutte quante in modo lineare, ma alcune perline le ho fissate sulla rete canvas utilizzando un solo quadratino, come in questo caso, altre invece due quadratini, poi ho lasciato degli spazietti, alcune perline sono un po' più vicine, altre un po' più distanti, e quindi questo è il risultato che mi piace davvero tanto, rende la decorazione movimentata e particolare. Ovviamente voi potete realizzarla come volete, come più vi aggrada. Questo è il mio elemento terminato. Poi ovviamente possiamo agganciare un anellino qui utilizzando una maglia appunto bassa della lavorazione del vertice, in modo da poter agganciare l'anellino e poter utilizzare questo elemento o come elemento di una collana lunga o anche corta, o anche semplicemente realizzando un paio di orecchini. Io a fine video vi mostrerò
cosa ho realizzato con questo elemento. Spero che il video tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, a presto! Sì, ma posso registrare adesso? No, non è mio questo. Questo si chiama gomitolo. Non si ma no, guarda qua che combinato, guarda. No, basta, dai. Guarda quanto ci bella. Allora, dai. Mamma deve lavorare. Ok? Guarda che belle forbici che ha mamma. Hai visto che belle? Sono belle, vero? Ok, dai. No. Guarda un po' che cosa hai combinato, guarda. Guarda cosa hai combinato.